Buongiorno ragazzi, in questo video parliamo del concetto di probabilità condizionata. Per comprenderlo, consideriamo questo esempio. Ci sono 12 palline, di cui 7 blu e 5 rosse. Andiamo a svolgere tre estrazioni senza reemissione, cioè quando estraiamo la pallina, vediamo di che colore si tratta e poi teniamo la pallina fuori dall'urna. Nella prima estrazione, come dicevamo, abbiamo 7 blu e 5 rosse. Se l'estrazione è regolare, non ci sono trucchi, avremo che la probabilità di estrarre una pallina blu sarà ovviamente 7 dodicesimi, 7 palline blu sulle 12 possibili. Viceversa, la probabilità di trovarne una rossa sarà 5 dodicesimi. Alla seconda estrazione, come dicevamo, terremo fuori dall'urna la pallina estratta e quindi abbiamo queste possibilità. Nel caso in cui la prima pallina estratta sia blu, ci rimangono 6 palline blu e 5 rosse. E quindi nel caso della seconda estrazione avremo come probabilità del blu 6 undicesimi e del rosso 5 undicesimi. Viceversa, se la prima estratta è stata rossa, ci rimangono nell'urna 7 blu e 4 rosse e quindi avremo rispettivamente una probabilità del blu 7 undicesimi e una probabilità del rosso 4 undicesimi. Vedete quindi che la prima estrazione è decisiva per il nostro giudizio di probabilità sulla estrazione della seconda pallina. Quindi questo secondo evento, l'estrazione della seconda pallina, è fortemente condizionato da ciò che è accaduto prima, nella prima estrazione. Questa cosa ovviamente continua a valere anche nell'estrazione successiva. Se andiamo a considerare la terza estrazione, a seconda di ciò che è accaduto nelle estrazioni precedenti, troviamo tanti casi. Allora, vedete, ad esempio, se le prime due palline estratte erano blu, avrò una probabilità blu 5 decimi e rossa 5 decimi, perché sono rimaste nell'urna 5 palline blu e 5 rosse. In maniera analoga agli altri casi, se abbiamo avuto prima una blu e poi una rossa, ci rimangono 6 blu e 4 rosse e quindi avremo delle probabilità che sono 6 decimi la blu e 4 decimi la rossa. Direi in maniera identica anche se la prima estrazione è stata rossa e la seconda blu. Vedete, abbiamo 6 blu e 4 rosse, quindi le probabilità sono 6 decimi e 4 decimi. Infine, se le prime due estrazioni sono state rosse, ci rimangono 7 palline blu e 3 rosse, quindi avremo due probabilità, 7 decimi e 3 decimi. Andiamo ora ad osservare alcuni eventi e cerchiamo di capire che differenza c'è nel dire un particolare evento in un modo oppure in un altro. Consideriamo come primo esempio la seconda pallina estratta è rossa. Come secondo, la seconda pallina estratta è rossa, sapendo che la prima pallina estratta è blu. E come terza cosa, la seconda pallina estratta è rossa e la prima pallina estratta è blu. Allora attenzione, il primo caso è quello con descrizione meno precisa. Si sta solo dicendo che la seconda pallina estratta è rossa. Gli altri due casi si assomigliano, però sono detti in maniera diversa e vedremo ora che cambiare soltanto una parola, vedete questo sapendo o questa e, cambia il calcolo delle probabilità e la precisione con cui stiamo spiegando l'evento considerato. Andiamo a prenderli nel dettaglio. Il caso 1, la seconda pallina estratta è rossa. Non è un evento così chiaro nel momento in cui lo dico, perché la seconda pallina estratta rossa potrebbe essere, vedete, questo evento, cioè ho preso la prima blu e la seconda rossa e sto considerando questo 5 undicesimi, oppure nel caso in cui la prima pallina sia stata rossa, sto considerando una probabilità di 4 undicesimi. Quindi qual è la probabilità corretta che si riferisce a questo esempio, la seconda pallina estratta è rossa?
Andiamo avanti nella spiegazione, però prima di rispondere a questa domanda. Il secondo esempio che abbiamo considerato, cioè la seconda pallina estratta è rossa sapendo che la prima pallina estratta è blu, specifica meglio quanto stavamo dicendo. Nel momento in cui io dico sapendo che la prima pallina estratta è blu, io so di ritrovarmi già in questo punto di questa struttura ad albero. So infatti che nell'urna avrò 6 palline blu e 5 rosse, perché la prima estratta è blu. Allora in questo caso io posso rispondere bene che la probabilità è 5 undicesimi. Quindi, indicando con l'evento A la prima estratta è blu e con B la seconda estratta è rossa, indicheremo questo simbolo, la probabilità di B sapendo A, 5 undicesimi. Allora vedete il simbolo del sapendo che è proprio la probabilità condizionata, è questa barra verticale che si mette prima dell'evento di cui già si conosce la verità. Vediamo il terzo caso, la seconda pallina estratta è rossa e la prima pallina estratta è blu. Allora, in questo caso, il giudizio di probabilità che devo dare è all'inizio delle estrazioni. Io devo considerare questo doppio ramo dell'albero. Devo considerare che la prima estratta sia blu e che la seconda estratta sia rossa. Quindi sto considerando questo tragitto e il giudizio di probabilità che do sarà a questo livello, prima delle due estrazioni. Al contrario di quanto avevamo fatto prima, in cui stavo considerando, vi ricordate, soltanto la probabilità condizionata, quindi so già di trovarmi in questo punto e vado a considerare soltanto questo ramo rosso, la probabilità del rosso nella seconda estrazione, sapendo di trovarmi qui. Torniamo quindi a quello che stavamo dicendo, indicando sempre con A la prima estratta blu e con B la seconda estratta rossa, diremo che questo evento del terzo caso è la probabilità dell'intersezione, cioè la probabilità di A intersecato B è 7 dodicesimi per 5 undicesimi. Allora vedete, io sto seguendo questo ramo e andando a moltiplicare i due eventi. Quella formula che abbiamo usato è proprio quella della probabilità condizionata. Abbiamo infatti detto nel punto precedente, la probabilità dell'intersezione è 7 dodicesimi, primo evento, per 5 undicesimi, secondo evento. Sto moltiplicando l'evento A con l'evento B condizionato all'evento A. E la formula è proprio questa che vi stavo appunto mostrando. La probabilità dell'intersezione è uguale alla probabilità di B sapendo A, quindi la probabilità condizionata, moltiplicato per la probabilità di A, quindi per la probabilità che l'evento che condiziona sia effettivamente vero oppure no. Tornando quindi al primo caso che stavamo considerando, cioè la seconda pallina estratta è rossa, possiamo puntualizzare meglio il significato di questa affermazione. In particolare, la seconda pallina estratta deve andare a considerare sia questa freccia, sia questa freccia, però ciascuna a seconda di quello che è avvenuto prima. E quindi dovremo andare a fare l'unione di questi due rami, vedete, blu-rosso e rosso-rosso. E allora la probabilità che stiamo calcolando, cioè la probabilità che la seconda pallina estratta sia rossa, probabilità calcolata prima di tutte le estrazioni sarà la probabilità di blu-rosso più la probabilità di rosso-rosso. E sfruttando la formula della probabilità condizionata che abbiamo appena introdotto, vedete, avremo probabilità della prima blu moltiplicata per la probabilità della seconda rossa sapendo della prima blu più, stessa cosa, probabilità della prima rossa per la probabilità della seconda rossa sapendo che la prima estrazione è rossa. Detto in numeri, che forse è più facile, abbiamo, vedete, 7 dodicesimi per 5 undicesimi, primo ramo, più 5 dodicesimi per 4 undicesimi, secondo ramo. Fate questo semplice conto e trovate che la probabilità è 5 dodicesimi.
La tecnica d'albero che vi ho appena mostrato ci dà esattamente gli stessi risultati che abbiamo quando affrontiamo il problema con il calcolo combinatorio. Infatti, se riprendiamo esattamente l'esercizio appena visto e andiamo a considerare la probabilità di estrarre una pallina rossa e una blu, ritroviamo tramite il calcolo combinatorio, vedete, io voglio una blu e una rossa. Quindi, devo considerare tutti i casi possibili, sto estraendo due palline su 12, avrò quindi un 12 su 2, e come casi favorevoli un 7 su 1, sto scegliendo una pallina blu tra le 7, moltiplicato per 5 su 1, sto scegliendo una pallina rossa tra le 5. Ora, tramite dei conti che spero conosciamo, cioè applicando la definizione di coefficiente binomiale con l'uso dei fattoriali, vedete abbiamo un 7 fattoriale fa fratto 6 fattoriale per 1 fattoriale, poi 5 fattoriale fratto 4 fattoriale 1 fattoriale diviso 12 fattoriale fratto 10 fattoriale 2 fattoriale. Fatte le giuste semplificazioni, i giusti conti, troviamo come risultato 35 su 66. Con la tecnica d'albero troveremo esattamente la stessa cosa, come vi stavo appunto dicendo. Allora abbiamo detto una blu e una rossa, quindi i rami dell'albero potrebbero essere blu e rosso oppure rosso e blu. E quindi facendo il calcolo tramite queste moltiplicazioni che abbiamo visto essere quelli della probabilità condizionata, avremo 7 dodicesimi per 5 undicesimi più 5 dodicesimi per 7 undicesimi. Il facile conto che viene ci dà 35 sessantaseiesimi, esattamente come nel caso precedente. Vediamo ora cosa succede se consideriamo lo stesso esempio di prima, quindi sempre 12 palline, 7 blu e 5 rosse, in cui andiamo a svolgere tre estrazioni però con reimmissione, quindi dopo ogni estrazione andiamo a reinserire la pallina nell'urna. La prima estrazione ovviamente non cambia, avremo sempre 7 dodicesimi e 5 dodicesimi. Quando svolgiamo la seconda, nell'urna avremo ancora 7 palline blu e 5 rosse. E quindi il nostro giudizio di probabilità non cambierà a seconda di quanto sia avvenuto nella prima estrazione. Ritroveremo quindi ancora 7 dodicesimi e 5 dodicesimi come probabilità del blu e del rosso. E ovviamente questo accade anche nella terza estrazione, perché ogni volta ritroviamo sempre nell'urna 7 palline blu e 5 rosse. Possiamo quindi dire che questi eventi sono indipendenti, cioè la probabilità dell'evento non è condizionata dall'avverarsi o meno dell'evento precedente. Si dicono eventi indipendenti due eventi in cui vale questa formula, cioè che la probabilità di A intersecato a B è esattamente il prodotto della probabilità di A per la probabilità di B. E vedete che è scomparso il condizionamento, quella probabilità di B sapendo A che invece avevamo utilizzato prima. Allora l'evento A non condiziona più il giudizio di probabilità e quindi gli eventi sono indipendenti. Questo è il caso che studieremo in particolare quando andiamo a vedere gli esempi delle prove ripetute di Bernoulli.